Ciao a tutti, ciao gli amici di Crowd Estate, siamo qui oggi a Cesenatico con Ivan Lezzi, lo sponsor dell'iniziativa appunto di Viale Sassari 15 qui di Cesenatico. Siamo venuti a conoscere un po' meglio Ivan, a presentare Ivan ai nostri investitori e poi a vedere come prosegue il cantiere che è partito come campagna su Crowd Estate all'inizio di quest'anno e che ha già confermato tre campagne di raccolta fondi per finanziare appunto il progetto. Ivan, però, parlaci un po' tu di questo progetto, dove siamo in questa zona e a che punto siamo. Allora, noi qui siamo nella zona di Boschetto, a Cesenatico, una zona residenziale della zona. E niente, il progetto è partito, i lavori sono partiti il febbraio di quest'anno e chiaramente, come tutti i cantieri, poi è stato soggetto a un fermo per colpa del coronavirus. E niente, la palazzina a 5 unità è stata frazionata, ci sono 5 unità, 2 unità nel piano terra e 3 nel piano superiore. E dopo andremo dentro a fare un giro di E in che fase siete adesso con i lavori in generale? A che punto Allora, circa siete? siamo sul 60-65% secondo me, perché comunque il termine dei lavori era previsto a ottobre, con il fermo delle 5 settimane andremo a dicembre, ma comunque nell'arco del 2020 il progetto sarà sicuramente concluso. Va bene, dai, allora entriamo a vedere un po' i lavori. Certo, facci strada. Prego. Benissimo, siamo qui sul cantiere. Ivan, dai, raccontaci un po' com'è organizzato il cantiere, come sarà la divisione di questo immobile e a che punto siamo con i lavori. Allora, gli appartamenti sono 5 in totale, abbiamo 2 appartamenti nel piano terra, uno fronte strada, uno lato pineta, il boschetto di Cesenatico, e 3 appartamenti qui sul piano primo. L'appartamento fronte strada, ancora una volta, che ha un balcone ampio davanti, un monolocale che si trova qui a sinistra e poi di là abbiamo l'appartamento che dà sulla zona Boschetto. In questo momento i lavori stanno procedendo in, diciamo, parallelo, in cui abbiamo idraulico e elettricista nel piano di terra che stanno ultimando l'appartamento 1 e l'appartamento 2. Qui abbiamo i manovali che stanno preparando tutto il discorso del sottotetto e il tutto ha come obiettivo principale quello di dare la possibilità all'impresa edile a partire da lunedì di rivestire la casa con il cappotto. Questa qui è una fase molto molto importante perché abbiamo capito che anche a livello commerciale il fatto di rivestire la casa e quindi dare un aspetto di modernità All'esterno, quindi. all'esterno, certo, sarà impattante anche per il discorso delle vendite. Prossimi step, sicuramente si parlerà con infognature e quindi della recinzione. E quindi la fine proprio dei lavori, diciamo, il momento in cui gli appartamenti saranno terminati, per quando è stimato? Dicembre, Dici, quindi per la fine dell'anno? per la fine dell'anno. Entro il 2020 i lavori saranno terminati. Quindi diciamo, come da piano anche iniziale, nonostante il lockdown abbia rallentato di circa un mese i lavori, però siete riusciti a recuperare Sì, e aumentando mantenere. la forza lavoro, l'impresa edile ci ha dato questa opportunità, quindi diciamo che stiamo recuperando, siamo già in fase di recupero, siamo quasi a pari di come avevamo prestabilito i lavori prima. A Cesenatico c'è una particolarità delle ore di silenzio. Qui siamo obbligati a rispettare il silenzio dall'1 alle 4, che sono 3 ore di pausa che non fanno sicuramente comodo. E questo rallenta sicuramente un po' le cose. Poi però nelle ore in cui è possibile lavorare aumentiamo la forza lavoro e quindi riusciamo ad andare più avanti. Recuperare. E durante i lavori di ristrutturazione, di costruzione, un grande classico nei progetti immobiliari, c'è stato qualche imprevisto? Ma sicuramente qualcosa di imprevisto c'è stato. Che è interessante Allora, capire anche magari come l'avete certo. gestito questo imprevisto. Allora, fortunatamente diciamo che lo studio tecnico fatto prima è stato molto buono, quindi i sondaggi sono stati fatti in più parti per verificare la solidità della struttura. Quindi, appurato questo, abbiamo potuto lavorare molto bene in maniera molto lineare, salvo che diciamo, un piccolo imprevisto della facciata principale, che imprevisto è stata una scelta commerciale, se vogliamo, perché le finestre del piano di sotto sarebbero venute leggermente più basse di quelle che noi volevamo. Il terrazzo era comunque presente, era vecchio ed era piccolino. Abbiamo, diciamo, fatto un atto di un investimento ulteriore. Abbiamo raso al suolo il terrazzo, rifatto totalmente il terrazzo, aumentando anche
le finestre del piano di sotto, okay. E quindi abbiamo dato una facciata sicuramente molto anche maggior luce all'appartamento, un risultato anche estetico migliore. Però immagino che i lavori sicuramente siano stati modificati. I tempi. Bene, dai, passiamo invece al tema molto interessante delle vendite. Magari Ivan, ricapitolaci un po', intanto quanti metri sono l'immobile, quanto è grande e a che prezzo state vendendo l'immobile, giusto così per ricordarci un po', certo, i dettagli principali. Allora, in totale qui abbiamo 400 metri quadri, 393 se vogliamo essere precisi, e il prezzo al metro quadro in questo momento è, a seconda dell'appartamento, quindi dell'unità, andiamo dai 3.300 ai 3.700 euro, questo per motivi abbastanza ovvi. L'appartamento numero 1 che dicevamo al piano terra con il posto auto chiaramente ha un valore aggiunto, e come anche questo appartamento che ha un terrazzo molto ampio, certo, aumenta un po' quello che è la richiesta. In questo momento come appartamenti c'è venduto un monolocale che è stato addirittura venduto qualche giorno prima dell'inizio dei lavori. Dopo chiaramente è subentrato il discorso coronavirus che ha un po' rallentato le vendite ma non le visite. Infatti qui ad oggi siamo circa su 2 visite al giorno. L'interessamento c'è, ce n'è tanto, e ritorno al discorso del cappotto. Nel momento in cui avremo il cappotto il vestito sarà confezionato e quindi a quel punto io credo che ci saranno molti più. Certo, si concretizzeranno probabilmente questo interessamento. Il cappotto quando sarà pronto? Quando stimate di... Il cappotto abbiamo fatto salti mortali, se vogliamo, perché era tutto quanto legato ai monoblocchi che sono stati montati, diciamo, lunedì scorso, sono stati terminati. E quindi adesso da lunedì potremo iniziare a rivestire la casa con il cappotto. Quindi entro la fine di luglio? Entro la fine di luglio, assolutamente tassativo, e questo certo, l'impresa edile lo sa bene. Tra l'altro il vantaggio, se volete, di Cesenatico è di abitare in una piccola comunità, è quella comunque di essere tutti amici, oltre che a livello professionale anche a livello umano. Gli agenti immobiliari sono comunque amici, oltre che e così anche l'impresa edile, okay, ha capito bene quella che è la nostra necessità e si è adoperato per aiutarci, quindi per accelerare assolutamente tutti questi lavori. Perfetto, ti faccio un'ultima domanda, che è una domanda che arriva dai nostri investitori, che ci chiedono se appunto il tema lockdown e il fatto che il numero di turisti in Italia, soprattutto turisti stranieri ovviamente, sia diminuito nei mesi estivi, secondo voi può impattare o sta impattando le vendite o l'interesse verso l'immobile? Allora, come dicevo prima, sicuramente ha rallentato, però c'è da dire una cosa, che in questa zona particolare di Cesenatico non abbiamo influenze del turismo estero, okay. Qui è totalmente turismo italiano e questa palazzina si presta più che altro a residenziale, quindi diciamo che noi andiamo, il nostro target in questo momento è il professionista della zona, è la famiglia della zona, non è tanto quindi, andare scusami, a cercare. Intendi come acquisto di prima casa? Sì, anche sì. Anche di prima casa, quindi sì, di acquisto di persone del posto. Sì, diciamo che l'appartamento 3 dove eravamo prima, il monolocale, potrebbero essere diciamo per investimento, ma gli altri 3 appartamenti sono sicuramente residenziali. Le pezzature vanno dai 90 ai 105 metri quadri l'appartamento, quindi sicuramente per un residenziale molto buono. Ok, quindi anche l'afflusso in generale, a parte questo progetto, l'afflusso di arrivi di turisti a Cesenatico in questo periodo come sta andando? Ah, in questo momento sta andando molto molto bene, perché effettivamente ci siamo stancati di stare tutti quanti a casa, quindi okay, abbiamo ripreso a viaggiare, le nostre spiagge sono piene, quindi non stiamo recuperando, tutti stanno recuperando. Un'ottima notizia. Va bene Ivan, ti ringrazio. Grazie a voi. Buon lavoro. Grazie ancora. Arrivederci.